Il nome che ho voluto dare a questo canale, come è ben evidente, è questo canale queer. Queer è una parola che a me piace moltissimo. Queer è un termine ombrello che raggruppa sotto di sé tutte le specificità del mondo queer, per l'appunto. La parola queer, a sua volta, era inizialmente un insulto e poi la comunità LGBT se n'è appropriata, utilizzandola per se stessa. Questo è un atto molto bello, molto potente, molto importante, sia da un punto di vista storico che umano. Ed è particolarmente importante perché la parola queer significava, e significa ancora oggi in inglese, strano. In effetti, andando a vedere il Oxford Languages, la prima definizione che si dà di queer è strange, odd, quindi strano. L'etimologia di questa parola è incerta, non lo è invece quella di strano, che viene dal latino. Ma cosa vuol dire strano, allora? La definizione di strano che dà l'enciclopedia Treccani è Diverso dal solito, dal comune, dal normale, molto singolare. Tale quindi da destare meraviglia, stupore, curiosità. Ecco, in questo momento arriviamo al punto di cui vorrei occuparmi oggi, che è una questione forse un po' laterale rispetto a quelle di cui ci occupiamo di solito. Ossia la parola normale, il significato della parola normale e l'uso che ne facciamo tutti i giorni. È una parola che io sento moltissime volte, che mi capita spesso di utilizzare, ma che nasconde una storia complessa, interessante e che dovrebbe essere di stimolo e di riferimento per tutti coloro che si interessano al mondo LGBT. Quindi nel video di oggi mi occuperò della parola normale, del significato che ha oggi per noi, che aveva una volta, e cosa dovremmo farne di queste informazioni. Come al solito, ci si becca dopo la sigla. Quindi, partiamo dall'inizio. Qual è la definizione che dà l'enciclopedia Treccani di normale? Che segue una norma, conforme alla norma, quindi consueto, ordinario, regolare. Questo è il significato che noi attribuiamo alla parola normale. O meglio, il significato che attribuiamo alla parola normale di solito, normalmente per l'appunto. Ma questo non è il significato che aveva in origine. Infatti, il primo significato che l'enciclopedia Treccani attribuisce alla parola normale è molto semplicemente perpendicolare, che è un concetto geometrico che non ha a che fare minimamente con l'uso che noi ne facciamo solitamente. In effetti, la parola deriva direttamente dalla norma, che era la squadra che veniva utilizzata per fare gli angoli retti, gli angoli perpendicolari. Ma questa parola ha anche un altro significato, che è quello che ci interessa oggi sostanzialmente. Per trovare questa definizione dobbiamo andare fino in fondo all'articolo della Treccani, è infatti l'ultimo significato che viene dato. In statistica, distribuzione normale, la distribuzione di probabilità e di frequenza che gioca un ruolo fondamentale nel calcolo delle probabilità e nelle sue applicazioni. Ha una caratteristica forma campana ed è detta anche distribuzione di Gauss o degli errori, perché il suo studio ebbe inizio dalla considerazione degli errori di misurazione. Ma quindi cos'è questa distribuzione normale? Innanzitutto bisogna dire che fu scoperta dal matematico, astronomo e fisico tedesco Carl Friedrich Gauss, che è stato importantissimo per lo sviluppo della matematica e della scienza. Quindi, senza andare troppo nello specifico e nel matematico, la distribuzione normale serve a studiare il comportamento degli errori casuali. Quindi, se io misuro un dato fenomeno un certo numero di volte, le misurazioni, per forza di cose, saranno sempre leggermente diverse, anche se il fenomeno è sempre lo stesso. L'esempio più facile è quello di misurare la temperatura di qualcosa. Anche se la temperatura in quella stanza o in quella pentola è stabile, ogni volta che la misuro è possibile che io abbia un risultato leggermente diverso dalla realtà sostanzialmente. Ma quindi come faccio io a scoprire il valore reale di questo fenomeno? È molto semplice. Faccio la media di tutte le misurazioni che ho fatto e il risultato mediano, per l'appunto, il risultato normale, sarà quello più giusto. La distribuzione normale di errori, infatti, stabilisce che gli errori possono avvenire tanto in eccesso quanto in difetto e che la maggior parte delle misurazioni convergerà verso la realtà. Questa è stata una scoperta importantissima perché ha permesso di applicare la statistica come disciplina matematica alle scienze applicate, senza relegarla soltanto alla matematica pura. Quindi abbiamo parlato delle scienze, di come la statistica e la parola normale sia applicata alle scienze. Ma come si arriva dalle scienze alla frase standard che si dice a tutte le persone che si comportano in modo strano per l'appunto? Ma tu non sei normale. Il colpo di genio venne da Adolphe Quetelet, che è un astronomo e conosceva quindi molto bene la distribuzione degli errori. Quindi ebbe l'idea di prendere la distribuzione degli errori e applicarla alle scienze sociali. Ma perché sentì l'esigenza di spostare questa tecnica dell'astronomia alle scienze sociali? Beh, l'Ottocento è stato un secolo di grande crescita degli stati sotto il punto di vista della burocrazia e in generale c'era la necessità di riuscire a gestire un sacco di dati molto diversi, perché ognuno di noi è una persona diversa, ha dei dati, delle caratteristiche diverse,
ma bisogna in qualche modo standardizzarle se vogliamo inserirci all'interno di un meccanismo, una burocrazia che funzioni per tutti. In questo contesto si inserisce Adolf Ketelet. In uno dei suoi esperimenti più famosi, Ketelet prese la misura della circonferenza del petto di 5.738 soldati scozzesi. Poi fece la media e così facendo ottenne la misura normale, la misura media, del petto dei soldati scozzesi e in generale degli uomini scozzesi. Già da qui è possibile intravedere i problemi che avrebbe causato la distribuzione normale applicata al sociale e soprattutto i problemi logici che ha questa teoria. Comunque ne parleremo meglio più avanti. Comunque poi Ketelet si fece prendere la mano e adottò la distribuzione normale a qualsiasi cosa. Inventò l'indice Ketelet, che è l'indice di massa corporea, fece degli studi sui suicidi, sui matrimoni, sui crimini, su una marea di cose, applicando sempre il metodo di distribuzione degli errori. L'applicazione del metodo di distribuzione degli errori, che inizialmente erano errori di misurazione, alle persone fece in modo che le persone vennero considerate degli esseri imperfetti, con degli errori. Perché se errore è tutto ciò che si discosta dalla norma o dalla misura mediana, allora anche le persone sono fallate, hanno degli errori effettivamente. Il problema sta diventando sempre più evidente e questo concetto di normalità si comincia ad estendersi al di fuori della statistica. Perché nel momento in cui io definisco certe caratteristiche come degli errori che si discostano dalla norma, allora vuol dire che sto già imponendo un giudizio su quelle persone che portano quelle caratteristiche devianti, per l'appunto. Questa idea quindi si porta con sé il concetto di uomo medio, quindi un individuo che riunisce all'interno di sé tutte le caratteristiche mediane e che quindi incarna la perfezione. I problemi si fanno ancora maggiori, anche perché non è un caso che io abbia detto uomo e non persona. Questa idea comunque ebbe una grandissima diffusione, andando a influenzare pensatori come Karl Marx o anche Wilhelm Wundt, che è stato uno dei fondatori della psicologia e che ebbe l'idea di poter misurare i processi mentali proprio utilizzando questo metodo statistico. Questa idea però, così apparentemente scientifica, andò a confermare i pregiudizi di moltissime persone che già erano convinte che certe categorie di persone sono più giuste delle altre. Sì, ho detto apparentemente scientifica, e più avanti vedremo il perché non è effettivamente scientifica questa concezione. Ma il resto della storia la saprete soltanto tra 2 settimane. Questo infatti è un video che ho registrato un po' di tempo fa e che ho deciso di mettere adesso perché per riempire, diciamo, tra una serie e un'altra. Quindi sarà una miniserie da 2 episodi incentrata proprio sul concetto di normalità. Detto questo e sperando di aver contribuito anche io a un grande cambiamento, vi ricordo che se lasciate un like, condividete, vi iscrivete, così, bene. Ho una pagina Instagram sulla quale pubblico intanto delle cose. Tutti i disegni e le grafiche del canale sono di Martina Piazza e invece alcune delle musiche che avete sentito sono di Albino Antonello. Vi lascio in descrizione tutte queste belle cose assieme al link della fonte che ho consultato. Delle 2 fonti in realtà, perché proviene da un episodio del podcast di Veragheno a Mare Parole che citava a sua volta un articolo di Fabrizio Acanfora. Quindi ringrazio Veragheno e Fabrizio Acanfora per le loro idee, il loro lavoro che mi ha molto ispirato all'interno di questo video. Detto questo, ci vediamo tra 2 settimane con il proseguo di questa storia. Ormai sono internet, i miei saluti.